Oggi vi voglio parlare di una paura ricorrente quando ci si separa, che è quella degli assistenti sociali. Vediamo di cosa si tratta in questo video. Ciao, sono l'avvocato Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere e difendere i propri clienti in tutti e tre gradi di giudizio presenti nel nostro ordinamento. Oggi ti voglio parlare di una paura ricorrente fra le persone che si separano, che è quella degli assistenti sociali, nel senso che si ha paura che poi questi assistenti sociali possano portare via i figli. Infatti la figura dell'assistente sociale è vista ovviamente come è associata al fatto di portare via e sottrarre i figli, come se gli assistenti sociali intervenissero per quel fine. Bene, non è così, ovviamente vi può essere anche la sottrazione dei figli, il portare via i figli, ma si parla di casi ovviamente veramente estremi, borderline, dove vi è una situazione familiare e sociale veramente al limite e dove l'interesse e la tutela del minore è veramente messo in pericolo dai genitori che magari fanno uso di sostanze stupefacenti, tanto per fare un esempio, ma invece in molte volte gli assistenti sociali vengono messi dal tribunale solo per un'indagine cognitiva. E per illustrativa anche aggiungerei. Quindi, prima di tutto, devi sapere che allora l'assistente sociale può essere messo sia nella separazione sia nel ricorso per la regolamentazione degli aspetti economici e il diritto di visita dei figli nati fuori dal matrimonio, quindi nel caso ovviamente di due conviventi che poi nella convivenza nasce un figlio. In questo caso spesso viene messo e viene richiesto l'intervento degli assistenti sociali da parte del tribunale, ma per fare un'indagine sulla situazione familiare in genere, perché si avrà sicuramente un ricorso e una memoria difensiva di controparte dove uno dice bianco e l'altro dice nero. Sicuramente ci saranno delle prove documentali, però in realtà la prima cosa che può fare il tribunale è quello di dare incarico agli assistenti sociali di fare una relazione. Certamente in questa relazione gli assistenti sociali potranno anche fare un quadro di qual è la situazione genitoriale e la situazione familiare, il contesto familiare in cui vive il minore, e anche evidenziare o suggerire, perché poi la decisione ultima spetta sicuramente al tribunale, suggerire qual è il collocamento, diciamo, migliore del minore e anche un diritto di visita. Ora, nelle situazioni, diciamo, normali, di normalità, non c'è da aver timore ovviamente degli assistenti sociali, che anzi possono essere di aiuto nelle situazioni dove vi è un po' di difficoltà magari di gestione o un po' di conflittualità, ma nulla più di questo. Certamente è una noia. Questo non va nascosto, perché comunque si fanno dei colloqui, ma è comunque un'intrusione nella vita comunque familiare. L'assistente sociale può venire in casa, può vedere se l'ambiente è idoneo o meno per la crescita del bimbo, ma e questo deriva sempre però da accuse reciproche. Se vi è una separazione consensuale o vi è un ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio e si arriva a un accordo, in questo caso gli assistenti sociali non verranno mai in gioco, perché comunque si è trovato un accordo. Se questo accordo è congruo, il tribunale poi lo recepisce e lì finisce la questione. È nei casi in cui vi sia effettivamente del contenzioso, dove vi siano accuse reciproche, che il tribunale appunto inserisce, anche appunto per indagare, per vederci più chiaro, inserisce praticamente questi assistenti sociali, facendoli fare appunto questa relazione. Spesso accade, per esempio, nel caso in cui vengono denunciate violenze all'interno del nucleo familiare. E qui si pone anche il problema delle false denunce. Perché il problema? Perché se io vado a fare una denuncia
magari questa denuncia è falsa, in realtà il procedimento penale, prima che vengano fatte le indagini e prima che si arrivi alla sentenza, non dico di definitiva, ma almeno la sentenza di primo grado, passa diversi anni. Nel frattempo invece ci sarà stata già il procedimento civile, si sarà già avuto l'udienza presidenziale dove si sarà già fatto presente che era stata sporta la denuncia. In quel caso il tribunale, giustamente per non prendere nessuna responsabilità, cosa fa? Dà in carico agli assistenti sociali che interverranno. Ma questo non solo nei casi più gravi, anche nei casi, diciamo, minori. Per esempio, mi è capitato che il tribunale abbia appunto dato incarico agli assistenti sociali nel caso di maltrattamenti, o meglio di denuncia per maltrattamenti in famiglia. Cos'era successo però in concreto? Il successo che praticamente il padre aveva tradito la moglie con appunto un'altra persona, e quindi la moglie, in presenza dei figli, aveva, diciamo, usato delle parole abbastanza colorite nei confronti del padre, rivolgendosi anche ai figli dicendo: non vi fa schifo andare con vostro padre che ha toccato un'altra donna? Ripeto, con parole più colorite di quelle che dico io, però questa era la sostanza. Siccome questo comportamento, se soprattutto se reiterato, no, se fatto comunque più volte, costituisce un maltrattamento, e questo c'è Cassazione che lo dice, però sicuramente, no, avrà una gravità minore, no, rispetto veramente a delle violenze o maltrattamenti sicuramente più consistenti. Eppure, nonostante questo, il tribunale ha immesso e ha dato in carico agli assistenti sociali, che hanno fatto in questo caso poi degli incontri. Poi nel caso specifico che vi sto raccontando tutto si è risolto perché abbiamo trovato ovviamente un accordo, e lì quindi poi si è chiusa tutta la partita. Però questi sono i casi. Ora, vi possono essere anche delle situazioni in cui gli assistenti sociali intervengono, vedono effettivamente una situazione particolare, e in questo caso cosa fanno? Relazionano al tribunale, che può prendere dei provvedimenti più severi, tipo anche per esempio affidare il minore agli assistenti sociali. Però in questo caso spesso il collocamento rimane sempre presso uno dei due genitori, perché l'affidamento vuol dire semplicemente che le questioni rilevanti il minore verranno decise in questo caso dai servizi sociali, non più dai genitori, perché ritenuti appunto non sufficientemente idonei a prendere le decisioni nell'interesse del minore. Ma però il collocamento potrà restare sicuramente presso uno dei due. Nei casi estremi, in casi veramente estremi, ecco, si può avere praticamente la situazione in cui il bimbo, la bimba, vengono tolti materialmente dai genitori. Vi sono stati però, questo va detto, casi in cui c'è stata questa, diciamo, questo provvedimento di allontanamento del minore dai genitori, e questo provvedimento, diciamo, non era poi del tutto legittimo e poteva essere sicuramente contestato. Questo, il problema non è tanto degli assistenti sociali, il problema poi della decisione che dovrà prendere il giudice. Certo è che una relazione degli assistenti sociali pesa sicuramente, perché è comunque un soggetto terzo, un ente pubblico in questo caso, va bene, che non ha interesse con le parti in causa, e quindi fa una relazione, o dovrebbe fare una relazione del tutto oggettiva.